Tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi sono molto emozionata perché ho ricevuto un pacco che non mi aspettavo sinceramente. Io ringrazio tantissimo la persona che mi ha mandato questo pacco perché veramente non me l'aspettavo e sono rimasta a bocca aperta. Ovviamente sto parlando, avete già letto nel titolo, sto parlando di Sabrina Bambi. Lei mi ha mandato un pacco senza dirmi niente e quindi è una cosa che è inaspettata ed è stata molto molto carina. Allora, il pacco mi è arrivato così, cioè il pacco è questo e mi ha messo un sacco di cose, ma a me non interessa, capitemi, non interessa quello che c'è dentro, ma mi interessa il gesto che ha fatto, che ho apprezzato tantissimo, veramente ho apprezzato tantissimo. Ma ovviamente vi volevo rendere partecipi in quello che mi ha mandato, che è stata non gentile di più. Vi faccio vedere che ha messo un sacco di campioncini di prodotti anche high cost, quindi della Dior, di Shiseido. Poi ha messo questo prodotto, credo che sia per i capelli, sì. Per i capelli faccio un po' veloce perché cioè, mi emoziono quindi non voglio. Poi ha messo questi fermaglini della Invisible, quelli di Sephora, però non lo so se questi sono di Sephora perché li fa anche Primark. Questi sono i fermagli direttamente perché io ho gli elastici di questo genere. Poi ha messo i campioncini, questi qua di Sephora del fondotinta. Poi questa che fa una profumazione, cioè è un profumo pazzesco. Una cosa, oh, si intona del mio make-up. Questa è pazzesca, una profumazione wow. Mamma mia, ed è la Yankee Candle Sweet Notting, che è questa molto molto bella anche questa. Poi mi ha messo cose che io non ho assolutamente, questo qui di Pixi, credo che sia un liquid lip matte beige, ottimo come colore questo. Poi mi ha messo hand cream, non so cosa sia questa. Oddio, mi si intrecciano gli occhi quando leggo. Comunque, un altro sample di un campioncino, credo. Poi mi ha messo un ombretto Powder Shadow di Colourpop. È un po' sporco, ma è intatto. Di questo colore, bellissimo, molto molto bello. Poi ah, un altro di Colourpop, non l'avevo visto. Un altro di Colourpop, forse sia un po' aperto. E questo ha sporcato un pochettino le cose. Ah, vabbè, solo perché ah, non era di questa confezione. Questi dovrebbe essere un blush. Vediamo cosa dice. È della Inglot. Io adoro Freedom System. È un po' e shadow. Ah, sono degli ombretti matte, questi qua, dove ce ne sono tre, vedete a strisce. Io adoro gli ombretti della Inglot. Poi un altro ombretto, sempre di questi qua nelle cialdine, poi li metterò direttamente nelle palettine quelle magnetiche. Aspettate che vediamo se riesco. Ed è questo qui, molto molto bello. Si chiama Starry Eyed. Molto molto bello. Allora, e poi mi ha messo altri campioncini, questi della Leo Crema, della Essence, questo qui della Essence. Poi credo che questi siano delle tisane, Night, sì, delle tisane, tipo
queste due. Poi mi ho messo questa qui digestiva, io adoro queste cose perché li bevo. Poi un'altra, queste non le ho mai provate. Tutte quelle che mi ha messo non le ho mai provate, quindi ottimo. Poi questo lo conosco già perché ce l'ho. Questo è un tonico di Pixy alla rosa ed è ottimo. Io ne ho due, quindi non c'è due senza tre. Poi c'è un prodotto della Yves Rocher, questo non ce l'ho, ed è un gommage scrub. Io adoro gli scrub, quindi ottimo, della Yves Rocher. E vediamo cosa dice. Esfoliante vegetale. Lo devo provare. Vediamo la profumazione. Profumo di... Sapete che ho un tè con questo... A proposito di tè. Ottimo, ottimo odore. Quindi non vedo l'ora di provarli. Poi, questi qui della Balea. Io non abbiamo qui, come si chiama il negozio della Balea? Dove vende Balea? Comunque non abbiamo questo negozio, quindi non l'ho mai provato, quindi ottimo, li proverò. Poi, una crema vellutante mani, questa qui. Poi un altro campioncino di Dior, ottimo. Poi, sempre della Balea, il DM, vedete qua c'era scritto, questo, che non so cosa sia, credo che siano sali o cristalli. Qui c'è scritto, sono da bagno per il pediluvio alla profumazione di menta piperita. Bellissime, questo quando mi faccio il pediluvio per i piedi sarà un toccasana, perché è alla menta, quindi ottimo. Poi, sempre di Alverde, quindi sempre DM, mi scuso se vedete polvere e tutto perché è l'ombretto che si è un po' sgretolato. Qui abbiamo la Clear Beauty, è una maschera, questa qui, opacizza e rinfresca e si prende cura della pelle, quindi questa qui è una maschera purificante. Poi abbiamo questa qui di Sephora, questa io ne avevo provata una, non mi ricordo se era quella verde, quindi questa la proverò sicuramente. Poi c'è un campioncino, questo qui della Ziaia, che sono ottimi. Poi, questi piccolini cosa sono? Instant... cos'è? Non lo so. Questi campioncini qua poi me li farò dire da lei, visto che forse la vedrò. Quindi, vi do uno scoop. Poi c'è questo che è un bamboo charcoal, non so cosa sia, poi me lo farò dire. E poi questo, un toner di questa marca qui. E poi c'è questo che non so cos'è, credo che sia una cosa per i capelli, visto che qui c'è il disegno. E apriamo insieme. Dov'è la forbice? Forbice è chiuso, è sigillato con lo scotch, quindi andiamo subito a vedere cosa c'è all'interno. Dovrebbe essere uguale a quello che io ho, ce l'ho rosa dei cinesi. È molto più grande. Ah no, è molto più grande. Questo è quell'asciugamano che si mette per i capelli, poi si intreccia, cioè si gira. E si chiude con il bottoncino. Ah no, io ce l'ho piccolissimo e ogni volta i capelli non c'entrano, vedi? Ottimo, 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 ottimo. Quindi grazie, grazie infinite. Ma oltre che le cose mi sono piaciute, già te l'ho detto perché già ci siamo sentiti, ho apprezzato tantissimo il gesto che hai fatto, non me l'aspettavo, non dovevi assolutamente, assolutamente non dovevi, infatti quando mi hai detto di darti l'indirizzo, io te l'ho negato fino alla fine perché non volevo assolutamente che ti sentissi in disagio cioè nel regalarmi determinate cose. Io ti ringrazio, userò sicuramente tutto perché quando una cosa mi viene regalata per me ha un affetto pazzesco e quindi ovvio che terrò tutto gelosamente e li utilizzerò. Quindi ti ringrazio tantissimo, sei stata molto 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 ma molto gentile.
Io ti mando un grossissimo bacio e chi lo sa se realizziamo quel nostro, diciamo, pensiero di incontrarci. Quindi io ringrazio tantissimo Sabrina Bambi, vi lascio il link del suo canale di Instagram giù nell'info box, ma sicuramente tutti la conoscete perché è una persona fantastica. Adoro tantissimo sentirla parlare e il fatto di parlare quell'italiano particolare mi piace perché imparo, diciamo, parole nuove. Sembra una cosa stupida, ma spesso lei dice dei vocaboli un po' particolari che mi fa riflettere, dico, ma che cosa significa? Poi lei spiega il suo significato. Infatti anche la mia migliore amica che la sente parlare dice lei sì che ha studiato bene l'italiano. E quindi mi piace sentirla parlare, mi piace quello che dice, quello che fa, il fatto anche di mettersi in gioco nei confronti anche di alcune persone. Quindi devo dire che apprezzo molto lei come persona, oltre che personaggio. Quindi ti ringrazio tantissimo, ti rimando un grossissimo bacio. E niente che dirvi ragazzi, spero che il mio video vi sia piaciuto e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!